Isola Bella offre tesori di mare recuperati dalla baia antistante appunto l'isolotto, e già nel 1960 Gerard Capitain capì l'importanza della baia attraverso appunto l'individuazione del relitto di Capo Taormina 1, un relitto importantissimo, una nave naufragata dinanzi Capo Taormina che trasportava un carico di colonne in marmo provenienti dalle coste dell'Asia Minore. Fu recuperata la bellissima spada in bronzo, di età databile tra l'11 e il XIII secolo d.C., e nel 1995 altri recuperi seguirono, recuperi quali ad esempio le coppe in ceramica di età arcaica e la protome, questo bellissimo appunto volto di donna, forse una offerente o forse una dea, di età arcaica del VI secolo a.C., che dimostrarono i legami anche con la vicina Naxos, prima colonia greca della Sicilia. Fu trovata da un pescatore locale, trovata impigliata nelle sue reti da pesca e fortunatamente sporse denuncia e quindi adesso possiamo ammirare il magnifico reperto qui all'isola in maniera permanente, questo insieme a tutti gli altri reperti recuperati dalla baia.